Buonasera dal comune di Mercato San Severino, con TV3 Web, vicepresidente del Consiglio Eliana Landi. Allora, oggi abbiamo un po' parlato degli animali, dell'associazione Cinofila, dei cestini donati dall'associazione presenti sul territorio. Buonasera, sono Eliana Landi, il consigliere e vicepresidente del consiglio. Volevo soltanto augurarmi nel buon senso di tutti i cittadini di questo paese e devo dire che è una bellissima iniziativa fatta dal dottore Cotini con l'associazione Il Sorriso, il nostro assessore Albano e mi auguro che abbia un buon fine. Abbiamo saputo che lei ha visitato il canile di Mercato San Severino. C'è qualche prospettiva per un domani, per la riapertura, per un progetto in atto? Buonasera a tutti. Sì, stamattina con la Polizia Municipale e con il dottor Cotini abbiamo fatto un sopralluogo del canile comunale. In questo momento lo stato di manutenzione è quello che purtroppo non è agibile. Comunque il nostro obiettivo è quello di realizzare una zona di sgabbamento intorno al canile comunale, così da rendere, da trasformarlo da canile sanitario in canile rifugio, dopo successivamente avere le autorizzazioni da parte dell'ASL e poi fare un bando pubblico oppure una manifestazione di interessi per darlo in gestione a qualche associazione oppure società esterna, possibilmente amante degli animali. Buonasera, siamo con l'avvocato Cotini, presidente dell'associazione Cinofila Il Sorriso, presente sul territorio da molti anni, un'associazione veramente al top che ha fatto diverse manifestazioni, di cui ricordo il Doggy Day, molto importante, che poi si è susseguito insomma, negli anni. L'avvocato ha fatto una cosa importante con l'associazione, anche con privati, e l'installazione dei cestini per le deiezioni canini. Sì, siamo riusciti a portare in porto questo bellissimo progetto grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione comunale e soprattutto grazie ai donatori che sono privati, cittadini di Mercato San Severino e non, e i due circoli didattici. Ci hanno permesso di acquistare 42 cestini, una parte delle donazioni sono donazioni dirette dell'associazione, circa 1.600 euro sono dell'associazione, il resto vengono dalle donazioni. Si coprirà l'intero territorio comunale, quindi sia sul capoluogo che tutte le frazioni avranno il cestino per le deiezioni. Poi l'altro passaggio che noi si è attivato è stato quello dello sportello tutela degli animali, che in effetti è in ottemperanza al regolamento sulla tutela degli animali approvato dall'amministrazione comunale circa 2 anni e mezzo fa e ora è andato in porto con la delega alla tutela degli animali che è dell'avvocato Giuseppe Albano. E io sono il garante alla tutela degli animali e quindi si aprirà questo sportello a Piazza 20 Settembre nella sede del Forum della Gioventù. Sarà aperto ogni giovedì dalle 18.30 alle 19.30, incontreremo lì i cittadini di Mercato San Severino, sarà l'anello di congiunzione tra i cittadini e l'amministrazione comunale su tutte le tematiche che riguardano la tutela degli animali, il benessere degli animali e i problemi collegati. Già da giovedì inizierà una campagna di sensibilizzazione sul corretto rapporto uomo-cane-ambiente e quindi a proposito sono anche una sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni canine, dove regaleremo dei rotolini per raccogliere le deiezioni, il decalogo del buon cinofilo e un poster calendario di adotta un cestino. Chiaramente noi abbiamo dato, come dicevo prima, abbiamo dato gli strumenti ai cittadini per il corretto utilizzo e per la raccolta delle deiezioni. Ora sta a tutti noi collaborare e poi saranno le istituzioni a fare gli altri passi.